dove poi viene portata la fibra al laser diodi dentro la massa stessa. Andiamo avanti. La fotosensibilità, questo è una foto del Caravaggio, che è stato colui il quale ha dato luminosità al buio, come voi sapete, ed è Saulo, che poi sarebbe San Paolo, folgorato nella strada di Damasco. Qual è il problema della fototerapia? È il problema che si possono avere delle fotosensibilizzazioni come a San Paolo, proprio nella retina. Ora bisogna stare molto attenti, perché questa sostanza si va a diffondere anche nel resto del corpo e in particolar modo nella retina. E allora il paziente non può esporsi alla luce diretta per 15-21 giorni. Si può esporre però una luce artificiale massimo di 40-60 watt. La fotosensibilizzazione dura circa 15 giorni, però non è necessario il buio completo. E poi piano piano la televisione, per esempio, la può vedere a distanza di 2 metri. E allora andiamo avanti. Cosa bisogna fare? In pratica questi pazienti, ai quali noi inoculiamo per via endovena la sostanza che si inocula nell'arco di 6 minuti esatti, né un secondo in meno né un secondo in più, è come se ti prendessero dei piccoli Dracula, queste Tom Cruise,